Bentrovati cari buongustai a Casa Tua in Tour, si è fermata a Tassitano, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, siamo in provincia di Cosenza, questa è Tassitano in Festa, venite con noi perché tanta buona musica ma soprattutto tanta buona cucina contadina, andiamo! Quanto il mare, potrei impastare tutto il grano del mulino, preparerei un pane grande quanto il mondo, per farlo cuocere lo porterei dal sole. Tesori della terra, pomodoro e melanzane a volontà, cacio, cavallo, peperoni, un po' di nduja, cipolle di troppe ed olio in quantità. E tu, amor mio, immagina che gioia, tra tavole bandite come a casa tua, fra mille voci di chitarra a festeggiare, solo a pensarci mi viene voglia. E diamoglielo un volto al presidente dell'associazione Fiamme della Sila, sì, proprio lui, Alessandro Cello, ben trovato a casa tua. Ben trovati anche a voi, grazie di essere venuti qui. Grazie a te. Intanto tu presidente che hai voluto a casa tua, perché dove ci siamo incontrati noi? Sempre in Sila? Sì, sempre in Sila, sì, ci siamo visti al semaforo. Che meraviglia, allora salutiamo tutti gli amici delle varie strutture ricettive e ristorative che ci sono dalla Sila Grande alla Piccola all'Aspromonte. E però andiamo dritti sulla tua associazione, sì, sulla vostra associazione. Presidente da quando? Presidente da quest'anno. Presidente da quest'anno? Da quest'anno, da febbraio. Questa associazione è nata 7 anni fa, nel 2011, e siamo tutti un gruppo di ragazzi, 17 persone. Senti, te le ricorderesti tutte una ad una? Certo. Che vogliamo iniziare così? Ok, vai. Allora, c'è Antonio D'Ambrosio, Antonio Cello, Luigi Vizza, Paolo Vizza, Liberata Chirillo, Rossella Vizza, Alessandro Cello, Armando Le Rose, Serafino Vizza, Mattia Vizza, Marco Vizza, Andrea Vizza, Jessica Perri, Michele Perri, mi sembra di non aver dimenticato nessuno. Topolino, come di Tompolino? Tompolino, Luigi Vizza. Luigi Vizza, sì. Tompolino, abbiamo visto un po' e lo vedremo un po' ovunque. Sì. Allora, devo dire complimenti, Stand Innovation è l'unico giovane o più anziano, non importa, ma se l'è ricordati tutti. Bravo, bravissimo. Allora, quanto tempo ci vuole per tirare su una cosa del genere che ha un carattere davvero importante? Stiamo organizzando questa festa da maggio, siamo da maggio che stiamo lavorando per questa festa e sembra di essere riuscita abbastanza bene. Sì, vorrei ringraziare tutti gli abitanti della mia contrada che ci hanno dato una mano sia economicamente che... Come si chiama questa contrada? Tassitano. Contrada Tassitano. Sì, è una frazione del comune di Abigliano. Vedi, bene. Quindi proprio la contrada è dove noi siamo, questo pezzo tale e quale. Benissimo, sì. questo è importante perché siamo praticamente in una... è una vallata, sì, è vero? È proprio una vallata perché poi vediamo, noi siamo giù in altezza tutti questi alberi meravigliosi, questo paesaggio infinito. Sì. Cosa avete previsto di far degustare a tutti i visitatori? Allora, la pecora bollita, lo spezzatino di carne di vitello, panini con pancetta, vitello, salsiccia, poi c'era la pasta e funghi, pasta e fagioli, e patate con fritte normale, patate e peperoni. Sì. Sì, bravo, e poi caffè, ottimo. Caffè, cornetti, sia la mattina che poi la sera tardi. Spettacolo, poi una spaghettata a mezzanotte. Sì, la spaghettata a mezzanotte, sì, offerta da noi, dalla nostra associazione, per tutti i presenti. E quindi chi purtroppo se lo sarà perso deve assolutamente prenotarsi già da adesso per il prossimo anno. Settima edizione, siamo sull'ottava. Dimmi quali sono invece le postazioni che tra poco andremo a vedere. Avete organizzato una vera e propria riproduzione delle attività e anche dei giochi più tipici di queste zone. Adesso sto per iniziare la gara della briscola. Ma poi tiro ad arco, tiro ad arco, bocce,
il tiro con il fucile, e fuori strada ci sono stati i mini quad la gara delle motoseghe. Meraviglia, va bene, spero non dimenticheremo nulla, ma tanto ci saremo noi con i nostri occhi attenti. Ti lascio perché avete tanto da fare e soprattutto voi non perdetevi di vista nulla e approfondiremo le specialità food di questi due giorni proprio nella sezione dello show cooking. Grazie Ale, andiamo. Grazie a voi. Dai, andiamo, vieni con me. Giornata, una postazione anche per la gara dei fuoristrada. Ragazzi, siete pronti? Vai! Cerco visione differente ma non c'è, e vado per cercare la poesia di un paroliere chiuso nella sua magia. Romano Veltri, cari buongustai, perché oggi dobbiamo digerire quello che mangeremo. Romano, ben trovato a casa tua, come va? Va bene, tutto bene. Per oggi è tutto bene. Sì, certo che va bene, ammazza, ma ci vuole un certo coraggio a salire su questi fuoristrada e a rimanere possibilmente. Ci siamo abituati, vivi. Sono tanti anni che facevo questo lavoro, diciamo. Ma tu dici che è terapeutico per il corpo? No. Ci vuole un massaggio. Perché c'ha paura, non credo che sia terapeutico. Va bene, senti, ma chi siete, visto che qui siamo ai piedi della Sila, ovviamente? Sì. Chi siete allora, a radunarvi? Tre club, se dimensione off-road, Scoiattoli della Sila, Petronà Fuoristrada. Sì. E poi chi c'è ancora? Siamo. E poi ci sta il club di Tassitano? No, quindi club non ce ne sono, però sono degli amici che ci hanno invitato a partecipare a questa manifestazione. Bene, quindi non è una gara come io ho detto, ma è un'esibizione. Un'esibizione di fuoristrada. Pacifica esibizione, sì, ma sì, chi sì, rimane sì. Ingabbiato in qualche buco? Deve pagare una birra, deve pagare. Hai capito? Va bene, ci state? Sono d'accordo. Allora, andiamo che l'esibizione abbia inizio. Andiamo Romano, andiamo. Ragazzi, tutti su, via. Guardarvi sole e stelle. Che un desiderio chiederà per disegnare la sua via, lascia alle spalle tutto il resto per trovare la poesia. Fisso rimango su questo foglio bianco e sembra di vedere un mondo inesistente, quella del paroliere che cerca di creare per dare a me la speranza di cantare. Bellissimo, esperienza fantastica, unica da rifare qui a Tassitano, E questa è la postazione del tiro a palla, aiuto! Fammi entrare nel tuo mondo e inventare le parole e guardare i suoi colori, tinti di passione e amore, e raggiungere la strada contornata di pensieri che io colgo come un fiore, e il profumo e la poesia. Fammi entrare nel tuo mondo e inventare le parole e guardare i suoi colori, tinti di passione e amore, e raggiungere la strada contornata di pensieri che io colgo come un fiore, e il profumo e la poesia. Un'altra bella postazione quindi è questa dove si gioca a bocce, perché in palio, cari buongustai, c'è un agnellone, è vero Luigi? Sì, è verissimo, un agnellone adulto. Ah, che spettacolo, quanti chili? Circa 20. 20 chili, e sì. Dimmi un po', quali sono i personaggi o comunque la quantità di gente che si esibisce per concorrersi l'agnello? Allora, qualche coppia l'abbiamo della zona, altri vengono da zone esterne perché sono appassionati delle bocce, e siamo riusciti ad arrivare a 16 coppie. Da che siete partiti nella prima edizione di Tassitano Fest? A 4 coppie. Da 4 a 16, per cui un ottimo risultato, traguardo. Sì. Risultato, va bene, allora si va dritti verso la finale, la vincita? Sì, direttamente al premio. Ok, allora cerchiamo Grazie. Di osservare come si gioca. Ok, quasi. Ma perché non insegni pure a me? Andiamo. Fammi vedere. Che io colgo come un fiore, il profumo e la poesia. Fammi entrare nel tuo mondo, inventare le parole e guardare i suoi colori, tinti di passione e amore, e raggiungere la strada contornata di pensieri. Che io colgo come un fiore, il profumo e la poesia.
stazione mini quad. Salvatore, ben trovato Salvatore Astorino, come sì, va? Benissimo, procede tutto bene. Che meraviglia, qui a Tassitano in festa. Hai pensato a questa postazione perché quanti sono i bambini che amano andare su quattro ruote? Vabbè, diciamo i bambini sono tanti. E poi qui non ci ha aiutato ieri sera il tempo, però le persone di questo posto sono fantastiche, eccezionali. Tu di dove sei invece? San Giovanni in Fiore. Di San Giovanni in Fiore, quindi la Sila chiama la Sila. Sì, la Sila, la nostra Sila è uno dei posti meravigliosi, più belli che spettacolare. C'è. Spettacolare. Senti, quale piatto abbineresti di quello che sta preparando, naturalmente, di quelli che stanno preparando i ragazzi dell'Associazione Fiamme della Sila a questo sport per i bambini? La pecora? Il panino con la salsiccia, con il vitello o le patatine fritte? Una bella domanda, un po' la tutto. Patata della Sila, gente fritta. Sicuramente. La patata, dai, la sì, patata dai, la... fritta e dei bambini. E questa è assolutamente buona. E allora, sì, sì, è buonissima. Buona continuazione e divertimento insieme ai baby che si divertono. Ma posso fare anche un giro? Sì. Non dovrei pesare tanto, forse ci sto. Dai, andiamo, okay, andiamo, dai. Portami sul minimo. Io ho mangiato pepe tutto rosa, e l'amore l'hai fatto bella con Teresa, e l'amore l'hai fatto bella con Teresa. E sì che è una festa quella che si tiene a Tassitano in due giorni. C'è anche una postazione di tiro con l'arco, è vero, presidente dall'SD Black. SD Black, sì, di Aprigliano. Ah, che bello, chi è che può partecipare? Allora, qui adesso stanno partecipando gli arcieri che sono tesserati e che tirano già da un po' di tempo, ma prossimamente cerchiamo di organizzarci per far sì che si possa provare gente che non ha mai tirato con un'attrezzatura adeguata, cosiddetta scuola, per cui uno si approccia a questo magnifico sport che è il tiro con l'arco. Quanto è importante il paesaggio in cui svolgere uno sport del genere? Sì, vabbè, ha un significato perché, diciamo, essendo uno sport dedicato alla natura, che ha bisogno di spazio, ha bisogno di spazio, quindi avere uno scenario così bello, insomma, fa sì che... E soprattutto tirando con le frecce è importante che in giro ci sia veramente poca gente. Sì, quello senz'altro, la gente può guardare da dietro senza fastidio. Quindi lo spettacolo in pratica siete voi, poi tutto il resto è solo natura. Grazie presidente, ci vediamo alle prossime tappe allora. Senz'altro, siamo ben lieti di partecipare. Lo abbiamo già visto alle bocce, cari buongustai, ma lo vediamo anche alle motoseghe. Tombolino, è vero? Buongiorno, è sì. È così che vuoi essere chiamato. Allora, Tombolino, dici un po'. L'Associazione Fiamme della Sila ha organizzato dei percorsi proprio per riprendere le fatiche di un tempo, la vecchia tradizione. Sì, diciamo. Quelle dei contadini o comunque di chi ama stare in mezzo alla natura. Ma questa gara di motoseghe in cosa consiste? Allora, abbiamo fatto un percorso. Sì. Il primo consiste nell'abbattere un tronco e poi dovrebbe prendere il palloncino. Lo dovrebbe scoppiare? Sì. Ma? Non tutti ce la fanno. Non tutti ce la fanno. Va bene, va bene. Prima poi, difficile. Sì. Il secondo abbiamo tagliato un pezzo di legno. Sì. Ognuno va a tagliare un altro pezzo. Quindi tu hai fatto un esempio, un campione. E poi in base a quel campione pesiamo tutti i pezzi, il più vicino al peso mio. Un punteggio e più quanti alto. Punti? Quanti punti si accumulano via via? Allora, che va avanti qua da... il palloncino è da 20 punti a scendere in base alla distanza che si prende. Poi? Poi là in base ai chili, diciamo che in arrivano. Base ai chili, sì. Quindi se si avvicina al chilo del tuo prende 20 campione, punti. 20 punti. Sì. E poi mano a mano scende. Tutti 20 più o meno? Più o meno sì. Ok, e poi invece questo dei tappi di sughero che vengono infilzati nel tronco? Allora praticamente sarebbe un tronco con i rami. Girati là, allora glielo devi dire. E bisognerebbe tagliare i rami di questo tronco. Ah, bisognerebbe tagliare i rami, quindi simula il taglio dei rami. E deve essere vicino. Vicino al tronco, però non lo deve toccare, se no c'è la penalità. Ci vuole abilità. In quel caso abbiamo i secondi invece. Qui ci vuole abilità, va bene. E chi dovesse vincere questa gara, che cosa si aggiudicherà? Come primo posto c'è la motosega. Una motosega, quindi... Ok, è ci tutto siamo. In tema. Allora, noi ci siamo, noi non ci siamo persi nulla e questo lo potete trovare ogni anno a Tassitano in festa. Andiamo, dai. Ok.
Ed eccoci insieme al sindaco, lui è il dottor Pier Giorgio Lepera, ben trovato a casa tua, sindaco. Allora, benvenuto a voi. Come va qui? Che si dice nella frazione di Tassitano, comune di Aprigliano? Allora, Tassitano è una delle tante frazioni di Aprigliano. È nella direzione Lago Ampollino, dove insistono altre frazioni, la prima è Gisbarro, poi Pita dell'Aglio, Tassitano e Caporoso, poi arriviamo sull'Ampollino. Noi abbiamo il privilegio, sindaco, le voglio dire subito, voglio andare proprio dritta al cuore. Chi ci ha convocati qui in realtà è questa associazione, Le Fiamme della Sila, un parterre nutritissimo di ragazzi che ci tengono tanto a rinnovare questo appuntamento con la campagna, i gesti della ruralità più viva. Devo dire che è la frazione più vivace che è nel territorio silano, ma con buona pace anche degli aprilianesi d'Urbe, direi è una delle... della situazione più vivace proprio che c'è ad Aprigliano. Sono ragazzi in gambissima. Uno, hanno, siccome lavorano e lavorano in campagna, quindi in ambiente rurale, sono ragazzi enormemente pragmatici, pronti e immediatamente anche capaci di spendersi, di lavorare manualmente e di realizzare alcune cose. Poi sono pieni di entusiasmo, ci credono a questa valorizzazione del loro territorio e quindi riescono a fare. Sentite, Tassitano non farà più di 100 abitanti, ma riescono a fare delle cose veramente molto 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 in belle. Grande, molto in grande. Quasi storicizzata questa festa e secondo me tra qualche anno faremo concorrenza alla festa della patata di parenti. È questo secondo me che l'aspirazione massima. Speriamo che sia di buon auspicio questa edizione. Allora, tanti sono stati anche gli spettacoli che sono susseguiti, le attività per ricordare appunto quali sono le caratteristiche salienti, no, di un territorio così vocato all'agroalimentare, all'agricoltura, alla pastorizia, perché tra le ricette tipiche quella che emerge di più in assoluto è questa pecora cotta a lungo. Sì, senta, questa è una tradizione lontana che viene dal tempo in cui i pastori stavano lungo tempo e lungo periodo su nei pascoli montani e non c'era altra possibilità di approvvigionamento proteico se non quello di prendere una bella pecora, anche se era un po' dura. E farla ma la facevano stracuocere, che dicevano stracotto. Quando loro poi si avvicendavano per raggiungere i loro campi fino al rientro e la fino stracotta. Adesso comunque è rimasta una tradizione, sono tante altre cose, sono anche capaci di fare delle cose. Tutte, sindaco, non abbiamo perso di vista anche nulla. Anche con i funghi e soprattutto gli ortaggi, sono un altipiano vocatissimo all'agricoltura. E quindi tra le colture sono anche tanti ortaggi che sono ortaggi, abbiamo visto la nuova frontiera, la canapa sativa, sì, di cui adesso parleremo anche con una abile chef casalinga che ha realizzato tante pietanze. E benissimo. Allora io la ringrazio per essere stato con noi a fare il padrone di casa e alla prossima. A parlare di agroalimentare e quindi ogni tanto, ma abbastanza, ci capita di incontrare l'onorevole Mauro Dacri, ben trovato a casa tua.
Grazie, bentrovati anche a voi. Dove siamo? Dai, dimmi un po', onorevole, dove siamo, ci troviamo? Siamo a Tessano, quindi in una contrada di Aprigliano, dove ci sono gli agricoltori, e quindi è d'obbligo che ci sia pure io. Ecco. Oltre a essere, qualcuno mi dice, mi prendono pure in giro, ma forse non sei più un agricoltore. Io rimarrò sempre un agricoltore. Diciamolo. Rimarrò sempre un agricoltore, sono agricoltore, ho l'azienda agricola e quindi sto sempre vicino ai miei agricoltori. Oggi è importante questi momenti perché c'è il raduno. Una volta, io dico, c'erano le fiere dove gli agricoltori si ritrovavano, quindi c'era lo scambio degli bestiame. Oggi magari le fiere per problemi sanitari non ci sono, però ci sono queste sagre, questi appuntamenti importanti dove gli agricoltori in queste zone interne, se non si animano con queste sagre, queste feste, portare la gente e far capire che i nostri prodotti sono di eccellenza, l'agricoltura che valgono, c'è tanta fatica, valgono, c'è tanta fatica, vanno seguiti e vanno veramente rafforzati. Noi come Regione Calabria stiamo cercando di stargli vicino, non nascondiamo che ci stanno mille difficoltà. Abbiamo avuto quest'anno, è stato un anno pure difficile, ritardo nei pagamenti sugli agricoltori, il sistema informatico nazionale che non funzionava, ritardo nei pagamenti, cioè stiamo affrontando una situazione difficile. Molte volte si dice, se andiamo a vedere le statistiche nei pagamenti, la Calabria è una delle prime regioni in Italia. Ma io dico, se noi non paghiamo tutti gli agricoltori, pure lasciando solo un agricoltore non pagato, quindi non siamo bravi, quindi dobbiamo cercare di fare. Io le porto un esempio, indennità compensativa, che è una misura molto sentita sugli agricoltori, specialmente nell'area interna. Su 15.000 domande ne abbiamo pagato 12.000, ancora dobbiamo pagare 3.000, quindi noi saremo solo bravi e virtuosi quando pagheremo tutti gli agricoltori. Siamo abbastanza d'accordo. E allora, grazie per questo contributo. Anche qui in palio ci saranno degli agnelli, ci sarà tanta bellissima merce, come si faceva un tempo. Entriamo nel vivo della realtà rurale contadina, quella che ci piace, quella che vorremmo avere tutti i giorni sulle nostre tavole. Che incontriamo anche qualche istituzione che ha creduto fortemente in questi territori. Lucia Nicoletti, ben trovata a casa tua. Ben trovati a voi. Questo è un luogo veramente che è familiare, troppo familiare, anzi io mi complimento con questo gruppo di giovani che ha creduto in questo progetto e che continua a portarlo avanti. Ormai da più anni è diventato un appuntamento al quale nessuno di noi credo che può tramancare, perché è comunque non solo dietro quella che è la manifestazione di musica, spettacolo, questo confronto su quelle che sono le tematiche più forti di un territorio che ha delle grandi potenzialità e le sta dimostrando. Io sono legata a questo gruppo di giovani che credono fortemente in quello che realizzano e sono stati veramente un pochino i pionieri, se possiamo dire, della nuova agricoltura, della produzione della canapa. Hanno accentrato un tema e allo stesso tempo hanno dato sapienza di quello che è questa cultura nuova, perché fino adesso questo territorio vocato completamente alla coltivazione della patata adesso insomma può avere un risvolto nuovo, perché questo può essere veramente una risposta a quelle che saranno il futuro dell'agricoltura e non solo. E questo progetto che come presidente del GAL dal 2011 fino a maggio 2017, che ho avuto l'onere e l'onore di portare e di presiedere, mi ha dato l'opportunità di conoscere non solo tutti i territori che facevano parte dei 20 comuni dell'area leader, così come veniva chiamata, mi hanno fatto conoscere potenzialità umane veramente imponenti, e questo territorio, questo luogo dove oggi, domani siamo ospitati, lo dimostra veramente a tutto tondo. Per cui non ci rimane che godere di questa bella due giorni e magari risentirci e risintonizzarci presto per capire come sono andati avanti poi questi lavori. Grazie mille. Grazie a voi.
Quindi si spera che si possa anche realizzare una coltivazione parallela o che possa in un certo senso dare una differenziazione sul mercato a quello della patata della Sila, ma in realtà è la canapa. Con il dottor Gabriele Perri, ben trovato a casa tua, come va? Ma andiamo bene, va ci bene. Cioè. Allora, 2 anni circa, caro dottor agronomo, di questa sperimentazione, a che punto siamo secondo ma lei? Abbiamo provato però in un anno, non siamo riusciti a vedere effettivamente la convenienza a coltivare, a fare questo tipo di cultura. Chiaramente. Quando si parla di convenienza, dottore, a cosa ci si riferisce? Cioè qual è stata l'emergenza di andare verso questa coltivazione? Verso questa coltivazione, perché la patata ci sono stati degli anni che effettivamente non è riuscita a garantire un reddito adeguato agli agricoltori, quindi si è cercato di capire un po', di trovare un altro tipo di cultura che riuscisse ad integrare un po' quello che poteva essere il reddito dato dalla coltivazione della patata. Quindi attenzione, si parla di integrazione e non di eliminazione dell'una, ma sicuramente no, perché sicuramente l'unica cultura da reddito che può essere fatta in questa zona è sicuramente la patata. Viva la patata della Sila IGP! Sempre. È vero che ci sono annate che magari non garantisce tanto, però poi complessivamente sicuramente è quella cultura che dà il maggior reddito all'agricoltore. E allora oggi in occasione di Tassitano in Festa faremo questo focus e poi ci aggiorneremo, come dicevamo già poc'anzi, per vedere se questa complementarietà insomma ha avuto un successo. Cerchiamo di trovare qualche altra alternativa, qualche altra. Ne sono sicura anch'io. Buonasera Tassitano! Capilli tingiuti, con lo scuro de notte chi li porta disciusi. La notte vedi poeta, parla della luna, san nuve in quella. La notte vedi poeta, parla della luna, san nuve in Rimanete con noi cari buongustai a casa tua. Show Cooking arriva tra pochissimo, sempre da Tassitano in Festa. Ciao, come stai? Oh, bene. E guardami un po', Serafino, ho capito che lo spezzatino è molto meglio di me, però... No, assolutamente. Senti, Sera, ma c'è un profumo meraviglioso. Ma dimmi un po', che c'è nello spezzatino, lo sai tu, visto che qualcuno lo stava tagliando? E poi che è successo? Abbiamo messo i profumi, di cipolla, un po' di pomodoro pelato. E adesso dobbiamo mettere sale. Sì, vabbè, due cose vi sembra impossibile, assolutamente no. Sento il sedano, è vero? C'è il sedano, c'è l'alloro. E poi c'è, secondo me, pure un po' di origano. L'origano non c'è. Non c'è l'origano? L'origano, vabbè, no. L'origano non c'è. E poi c'è la cipolla, c'è il sedano, cipolla, tanta. Il pomodoro pelato, sì, il sedano tanto, sì. Ragazzi, guardate, una fragranza meravigliosa. Questa è Tassitano.
Fonda Casareccia. E poi c'è un'altra pentola. Poi c'è un'altra pentola dove c'è la signora, lei, la signora Pecora. Pecora. E la pecora, come viene lavorata? Si prende la pecora, si fa a pezzi e lì la ci pezzi, siamo. A pezzi, poi si bollita, poi può... Bollita per quanto passata tempo? Nell'acqua calda. Aspetta, Serafì, per quanto tempo la dobbiamo bollire? Almeno? Un'oretta, circa un'oretta. Circa un'ora. Se la bollite sul bruciatore con la brace in questa pentolona così molto suggestiva, invitate tutti quanti i vostri amici, è anche meglio, sì. Perché da soli non ha sapore il cibo. E senti Serafino, ma poi dopo averla scolata, che non la dobbiamo muovere, perché a un certo punto ho detto io, Serafino, scoliamola un po'. Dopo averla scolata poi si mettono i profumi, cipolla, come lo spezzatino. Perché la pecora, a differenza dello spezzatino che va rimessata, la pecora quando viene, quando deve sobbollire non si deve muovere. No, non si deve muovere. Deve riposare. Va bene, allora, avete capito? Poi circa un'ora dobbiamo lavare con acqua calda, la mettiamo di nuovo nella pentola, poi ci mettiamo i profumi, tutto. Profumi? Me li vuoi dire i profumi? Sì, all'oro, il prosemolo, cipolla. Cipolla, viene tutto questo brodo tutto bello, dove poi ci mettiamo il pane tipico di Cosenza. Di Cosenza. Va bene, okay. Allora io vado dagli altri. Va ciao bene. Ciao Sera. Buona giornata. Grazie. Cade passa, balla non c'è pensa, ca sto ritmo nuovo non sa te ferma. Canta lo stornello della vecchia gente, balla cade passa e non pensare a niente. Balla cade passa, balla non c'è pensa, ca sto ritmo nuovo non sa te ferma. Canta lo stornello della vecchia gente, balla cade passa e non. Eh sì, che tra le proposte gastronomiche panini abbiamo detto. Mattia? Buongiorno. Buongiorno, bentrovato. Tassitano in festa o la salsiccia in festa? La salsiccia in festa. Sempre, di la verità. Sempre, senti, sempre. Ma so che ci hai messo le mani proprio nella realizzazione della salsiccia, è vero? È vero. Ma con chi? Con papà? Sì, Serafino, mio padre, sì, Serafino che invece ci ha dato e ci darà ampia illustrazione su come si cucina la pecora e come si cucina pure lo spezzatino. Allora, dimmi un po' cosa prevedete di realizzare con questi panini, non solo però la salsiccia, però c'è anche altra proposta, giusto? Sì, c'è carne, c'è pancetta, c'è capicollo. Pancetta c'è di... capicollo sempre di maiale. Di maiale invece la carne c'è la fettina di vitello. La fettina è di vitello. Benissimo, meraviglia. E allora noi così ci portiamo avanti che si cuoce prima velocemente, sì, se sì. La facciamo così. Sì, la facciamo. L'apriamo al libro, d'accordo. Allora, quanti panini prevedete di fare? Allora. Non si sa. Lo diremo poi, lo diremo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, non si sa, Tassitano in festa, tutto è possibile. Vado che ti lascio lavorare, che qui fremono, fremono. Balla cade passa, balla non c'è pensa, casto ritmo nuovo non sa te ferma. Canta lo stornello della vecchia gente, balla cade passa e non pensare a niente. Da se quella solo, da sweet a te, casto ritmo nuovo non sa te ferma. Maria Teresa D'Ambrosio è lei la regina dei dolci ispirati a questa nuova coltivazione, la canapa sativa. Ben trovata! Buongiorno! Come va? Abbastanza bene. Bene, bene, devo dire che sono buonissimi, io già li ho assaggiati in anticipo. Grazie. Cosa possiamo vedere? Chiaro, quello che emerge di più è la crostata. La crostata è buonissima. Quante crostate hai fatto? Ne ho fatte due. Due? Sì. Gusto? Il gusto ne ho fatto una con marmellata di peschi, sempre fatta in casa, e una con la Nutella fatta in casa. Oh, spettacolo! Perché qui di frutta secca ce n'è anche? Ci sono? No, non ce ne sono, però, perché in Sila no, non ci in sono. In Sila no, però comunque sicuramente arriverà da una provenienza locale. Sì, sì, sì. E poi abbiamo anche il classico ciambellone. Abbiamo fatto il ciambellone classico con le gocce di cioccolato e poi abbiamo fatto il leopardo.
Il leopardo, addirittura, che buono, un leopardo buono, lei è capace pure di farlo. Sì. E poi c'è una mostacciolo. Il mostacciolo, quello che ha colpito particolarmente la mia attenzione. Come lo lavori il mostacciolo? Il mostacciolo viene lavorato con la farina di canapa, con il miele e uova. Ok, la percentuale di farina, Maria Teresa, che vai ad aggiungere? La farina da aggiungere alla normale farina è il percentuale di 12%. Con un 12% devo dire che a livello nutrizionale è un giusto apporto, equilibrato, sì. E anche a livello gustativo è perfetto, perché si sente davvero molto, sì, sì, questa sì. presenza molto delicata ma rustica, particolare, di questa cultivar speciale che speriamo troverà presto i Natali qui e continuerà a trovare Natali qui. Speriamo. A Sassitano da Brigliano. Grazie mille, cara. Non sa te ferma, canta lo stornello della vecchia gente. Danse quello solo e non pensare a niente. Per chi volesse vivere un'esperienza da turista enogastronomico, vi consigliamo di soggiornare all'Hotel Grandinetti, soprattutto di non perdere le specialità tipiche dello chef Serafino. Venite con me! Che spettacolo, eccolo qua. Serafino, sei pronto? Sì, sono prontissimo. Bacetto, ci vuole Bacetto. Ben trovato nella cucina. Ben arrivata, di a casa benvenuta. Tua. Allora, quali sono queste specialità tipiche delle quali parlavo io ai nostri buon gustai? Stamattina mi sono preparato le lasagne. Lasagne? Dimmi tutto, non devi far vedere lasagne, niente. Lasagne, le tagliatelle ai funghi porcini e i gnocchi alla montanara. E poi questi sono aspetta, perché questi sono solo i primi piatti, eh? Sì. Poi avremo pure un antipasto tipico, vabbè, sì. Ma quello lo sappiamo, salumi e formaggi ci siamo. Salumi e formaggi. Il punto centrale è proprio olive. Il fungo porcino. Sì. È vero? Sì. Allora, col fungo porcino, oltre alla tagliatella, alla lasagna, che cosa possiamo realizzare di sfizioso, per esempio? Si può realizzare funghi a frittelle, si possono realizzare i funghi, come vedete, al cartoccio, poi le cotolette di funghi, funghi trifolati, funghi sott'olio, si può realizzare tanti prodotti. Meraviglia, fungo, una meraviglia, porcino. Proprio il fungo è il prodotto veramente tipico. Alla ribalta della sila. Da sempre, da più di 40 anni ormai in quest'ottimo ristorante. Mentre invece la patata della Sile GP, questo è areale di produzione vocato alla produzione della nostra famosissima patata, come le realizzi tu le patate noi, in modo semplice ma particolare? Oggi abbiamo preparato bocconcini di patate e crocchette di patate. Sfizioso, quindi una versione al forno per chi volesse mantenere un po' la linea, e poi invece qualcosa di più sfizioso, croccanti con questa panatura. E dimmi dell'agnello, l'agnello è proprio il cavallo di battaglia della nostra sila. Ecco, l'agnello viene cresciuto, noi abbiamo visto pure a Tassitano in Festa ce n'era un empaglio, se l'è aggiudicato qualcuno lì al campionato delle bocce, e l'agnello lo possiamo accompagnare quindi con i funghi o con le patate. O con le patate. E allora sai cosa ti dico, Serafino? Tu adesso mi accompagni, perché devo ritornare un attimino di nuovo a salutare i ragazzi a Tassitano, ritornerò qui presto, tu mi accoglierai? Con tanta gioia. Verità, l'amore va, come un giorno e la notte va, come un vento di tramontana, come acqua
scavi la puntana, come un lacero che va per mare, come un lucanto di la sirena, come una rosa che ti donasti, come un amore che mi giurasti. Rimanete con noi perché A Casa Tua torna tra pochissimo con uno speciale show restaurant. Cari buongustai, bentrovati. Mi trovo sul lungomare di Gioia Tauro, pronti per far partire un nuovo show restaurant di A Casa Tua. Mi trovo al ristorante La Stroncatura, ristorante pizzeria, pastificio, ed il team è già pronto ad accoglierci. Andiamo. Mani grandi grandi quanto il mare, potrei impastare tutto il grano del mulino. Preparerei un pane grande quanto il mondo, per farlo cuocere lo porterei dal sole. Vi presento il team, vi accoglierà al ristorante La Stroncatura Agostino e Rosa Angilletta. In sala troverete Maria Labate, Francesco Angilletta, al beverage Lisia Lajun e la nostra chef, dolcissima chef, lei è Letizia Deni. E il punto forte della ristorazione è proprio lui, l'artigiano pastaio Carlo Angilletta. Allora chef, dimmi un po', questo menù degustazione per l'evento dello show restaurant che cosa prevede? Allora, ne abbiamo preparato come aperitivo per raccogliere i nostri clienti con un pacchero fritto fatto con ricotta spromontana e dei spinaci biologici. Quindi wow. Questi li diamo all'ingresso delle persone. Il benvenuto. Un omaggio della casa. Poi iniziamo con un antipasto del golfo, tutte delle cose sfiziose, tutto sfizioso di mare. Beh, ti elenco uno piccolino, sì, dai, ti dico bravi. Qualcosina, tipo un involtino di salmone, sempre con la nostra ricotta spromontana, lavorata con dell'erba cipollina. Buono. Poi andiamo ai nostri primi, che sono il nostro forte, visto che noi siamo produttori di pasta. I nostri primi abbiamo dei strozzapreti con melanzane e pesce spada, sempre dello stretto no, naturalmente di Bagnara. E come un altro nostro primo, che è il nostro piatto forte, naturalmente. Non lo voglio dire perché non voglio condizionare i nostri. Sì, vabbè. Comunque sarà la Stroncatura. Condita come? Condita col pesce stocco. L'abbiamo chiamata la Cittanovese perché è la mia ricetta, essendo di Cittanova. Tu non sei Cittanovese? Sì, dovevo fare questo omaggio. Alla piana di Gioia, sì, certo. Tauro. Bene. E come quindi si va, facciamo avanti? La Stroncatura. Poi andiamo avanti con dei secondi. E abbiamo scelto due secondi, possiamo scegliere o degli involtini sempre di pesce spada naturalmente locale, sempre di Bagnara, oppure del filetto con una vellutata di limoni di Favazzina. Come tu sai, noi cerchiamo sempre di usare i prodotti del nostro territorio. Ma perché siamo qui allora, cara mia chef? E il dolce? Il dolce conclude? È un dolce della casa, sempre abbiamo ripreso la nostra ricotta dell'Aspromonte con degli agrumi. Quindi cedro, mi hai detto, sì. Limone e poi sarà... poi lo accompagniamo col nostro liquore. Al bergamotto, che naturalmente è l'agrume identitario della provincia di Reggio Calabria, nei ristoranti selezionati naturalmente da Casa Tua non manca mai, in particolare il Bergamundi, certo. I prodotti del sud, il regno delle due Sicilie. In abbinamento un bianco che proviene da una cantina Cirò e un Demetra, ed è un vino davvero che riesce a reggere questi sì. Piatti, è un bianco davvero particolare. Che dici, andiamo in cucina perché io così ti consegno quello che ti ho portato. Ah, okay. E poi questa volta farò pochissimi chilometri perché dal laboratorio della pasta ti porterò io personalmente la pasta che Carlo sta realizzando. Quindi Carlo sta preparando. Ti devo prendere strozzapreti e la Stroncatura. Va bene, andiamo. Va bene. Let's go.
Beh, Agostino rappresenta i fratelli Angilletta nella conduzione di questo ristorante che, Agostino, ben trovato intanto a casa tua, prende il nome di La Stroncatura da ex Ciambra, è vero? Sì, perfetto. Nuova nel nome l'antica Ciambra, nuova nel look. Abbiamo deciso di cambiare, stravolgere un po' le cose. Dopo tanti anni di attività e di grande soddisfazione grazie all'antica Ciambra, si decide di cambiare. Perché nel frattempo che cosa è accaduto? Che ecco, Carlo, tuo fratello, sì, è diventato la spinta, un abile maestro. Brava, la spinta è stata il pastificio. Cioè da pastificio Gioia in un'altra sede diventa pastificio Gioia La Stroncatura, ristorante, pizzeria, pastificio. Quindi trovate tutto qui, come, sì, come espressione massima di una famiglia che ormai va avanti da tantissimo tempo a promuovere un po' la ristorazione, il prodotto locale e La Stroncatura, che è il vostro fiore all'occhiello, diciamo. Cavallo di battaglia. Ecco, il cavallo di battaglia, che non mi nominare cavallo di battaglia, perché questa sera giudicheranno i vostri clienti. Secondo me vincerà La Stroncatura, quindi... però aspettiamo. Va bene, va bene, ok, ok, ne sono sicura anch'io. Hai detto una cosa giusta, il punto di forza, la prima cosa è la famiglia, grazie a Dio. Noi lavoriamo in famiglia, come sai, da quasi 20 anni, questo è il 18° anno, e da ristoratori quest'anno ci è venuta l'idea di accorpare le due aziende, pastificio e ristorante. Da qui nasce, sono ripetitivo, pastificio Gioia, La Stroncatura, ristorante, pizzeria, pastificio. Bene, quindi ci sarà comunque ancora l'offerta classica della vostra cucina, quella storica dell'antica Ciambra. Certo. Però in più la possibilità anche eventualmente di acquistare la pasta proprio direttamente qui, ecco, è vero? Quello lo riserviamo di farlo nei migliori negozi dell'intera Calabria, anche fuori, perché noi faremo da ingrosso per i negozianti, gastronomie, ristoranti, serviamo un po' tutti. Il punto di rivendita, sì, all'ingrosso lo avete proprio qui, siamo, sì, sul lungomare di Gioia Tauro, per cui sì sì, non vi sbagliate, perché si fosse sintonizzato adesso, questo è lo show restaurant di A Casa Tua e all'interno di questo ristorante troviamo questo laboratorio. Allora guarda, nel frattempo Carlo, mentre io e te parliamo, mentre qui la sala si organizza, Maria, Letizia in cucina, gli chef, aiuto chef, insomma i diversi operatori di sala stanno preparando tutto per accogliere i tuoi clienti, e Carlo invece sta preparando le due paste proprio per questa sera. Che spettacolo, è una cosa davvero singolare questa, gli strozzapreti e La Stroncatura. Gli strozzapreti, l'antica Ciambra, famosi ormai un po' dappertutto, li abbiamo cucinati per 18 anni, e La Stroncatura, che come parlavamo prima di cavallo di battaglia, è il prodotto tipico della piana di Gioia Tauro, ormai dell'intera Calabria, la mangia a Cosenza, la mangia a Vibo, la mangi un po' dappertutto, quindi siete presenti con la vostra pasta ormai, sì, in tutte le gastronomie, anche in Italia e all'estero, sì. Senti, particolare la Francia, è vero, gradisce questo piatto? Sì, Parigi apprezza, i ristoratori italiani a Parigi la propongono e piace. Bene, va bene, si è capito, qual è il vostro punto di forza. Io direi di prepararci, io adesso scusami se ti interrompo, il nostro, sì, punto di forza è La Stroncatura. L'idea del pastificio nasce grazie alla Stroncatura, nell'iniziare a produrre un prodotto. Guarda, tipico. È chiaro, è chiarissimo. Adesso se tu mi consenti, io vado a fare l'irruzione in cucina, vado a vedere un po' com'è la situazione, consegno a Letizia, io personalmente, dal laboratorio, quindi vado a trovare un attimo Carlo, dal laboratorio vado da lei, consegno la pasta. Questa è realtà, ragazzi, questo è lo show restaurant del ristorante La Stroncatura, ex antica Ciambra. Ebbene ragazzi, squadra che vince non si cambia se il cibo è in bocca, il piatto è pulito e i loro occhi sorrideranno. Chef, ti ho portato la pasta direttamente dal laboratorio, ragazzi, che chilometri che mi sono fatta oggi, tanti proprio, ha uno schiocco proprio, e qui ci sta invece il bergamundi da mettere leggermente nel nostro dolce, sì, con il dolce tipico. Senti, mi fai vedere che cosa stai preparando? Il pacchero, dammi qualche anteprima. Allora, il pacchero lo stiamo
pacchero, l'avete fritto? L'abbiamo già, sì, lo stiamo friggendo, okay. Così appena arrivano le persone glielo diamo con l'aperitivo, come ti dicevo. Poi stiamo preparando i pomodorini per fare i nostri strozzapreti. Ok, ma ha detto Carlo che questa qui, lo ma ha detto Carlo che questa stroncatura proprio per gli ospiti della stroncatura di questo nuovo ristorante, di questa nuova versione di ristorante. Nuovo nome, dai, nuovo nome. È essiccata al naturale. Al naturale, sì, certo. Quindi non negli essiccatori, no, che no. Fanno un ottimo lavoro, questa proprio al naturale, per cui qui tutto super naturale, accoglienza. Sì, sì. Va bene, Shiri, allora fammi anche sentire il profumo di qualcosa, sì, sì, va? Senti. Mari, come va? La cura dei dettagli tutto a posto, ho visto che hai sistemato tutto in modo eccellente come sempre, Francesco e i ragazzi super operativi. Allora io mi vado a cambiare per lo show restaurant e chissà Mari quale sarà il cavallo di battaglia, ci vediamo tra poco. Buonasera. Buonasera. E allora ci siamo, inizia lo show restaurant del ristorante La Stroncatura. Un applauso, sì che ci sta, come no. E dopo l'aperitivo di benvenuto con questo pacchero gustosissimo, andiamo avanti con l'antipasto di mare. Del golfo addirittura, siamo nella Piana di Gioia. Forbitissimo, super colorato, è assolutamente delizioso. Ed ecco a voi i primi piatti. E arriva il secondo piatto. Cosa avranno scelto i nostri clienti? Avranno scelto l'involtino di pesce spada o il filetto di vitello aromatizzato al limone di favazzina? Graditissimi anche i secondi piatti, ma il dessert devo dire che non è da meno. E allora questo dolce tipico declinato agli agrumi di Calabria, in particolare cedro di Calabria e arancia, in abbinamento al bergamundi, il nostro famosissimo liquore al bergamotto. E allora quale sarà il piatto cavallo di battaglia del ristorante La Stroncatura a Gioia Tauro? E allora pronti per nominare il piatto cavallo di battaglia del ristorante La Stroncatura, ristorante, pizzeria, pastificio, chiamiamo il team con un grande applauso. La chef Letizia, con qua Rosa, chi c'è? Tu qui vicino a me, venite, venite ragazzi, ragazzi, venite, avvicinatevi, ragazzi, siete pronti? Volete sapere qual è il piatto cavallo di battaglia? È la stroncatura! Un applauso alla stroncatura! Il piatto che ho gradito in assoluto stasera di più è l'involtini di pesce spada. Il piatto che ho preferito di più questa sera è stata la stroncatura allo stocco, buonissima veramente. L'involtino di pesce spada è stato buonissimo. Il piatto che mi ha conquistato è stato sicuramente l'antipasto. In assoluto il piatto che ho preferito di più è stata la stroncatura. Vengo apposta per poter assaggiare la stroncatura. La stroncatura buonissima. La stroncatura quale piatto tipico della nostra tradizione culinaria. Vengo spesso in questo ristorante perché apprezzo la cucina e la pasta artigianale. Ragazzi, com'è andata? Bene, eh? Bene. Secondo me benissimo. Chef? Dalla cucina i piatti sono tornati tutti puliti e tutti soddisfatti. Ora deve dire lui perché era lui. Vediamo il gestore che cosa dice. Il gestore come va? Bene, bene, soddisfatto. Soddisfatto? Sì. La stroncatura ha vinto? 10 all'ora, sì. Non avevamo dubbi. Oh ragazzi, i piatti erano puliti e gli occhi sorridevano. Ok, quindi squadra che vince non si cambia. Ale, ale.
E allora vi dico che troverete questo cavallo di battaglia sul nostro sito internet www.acasatua.tv. Scrivete a redazione @acasatua.tv qualora voleste segnalarci una ricetta o un ristorante magari che ha fatto particolarmente breccia al vostro palato, e 800 088 335 il nostro numero verde. Non dimenticate neanche di scaricare l'app. Alla prossima!